Una 2 giorni di scioperi di treni chiude il mese di novembre e apre l'ultimo mese dell'anno. Se quello dei dipendenti del 1° dicembre è stato proclamato dalle sigle CAT, CUB Trasporti, SGB e USB Lavoro Privato, già nelle scorse ore era in corso lo sciopero nazionale di 8 ore per il trasporto su rotaia indetto dai sindacati confederali. La protesta è stata indetta contro l'incidente ferroviario avvenuto vicino a Turio di Corigliano Rossano in Calabria, dove un treno regionale ha travolto un camion a un passaggio a livello. L'incidente ha provocato la morte dei 2 conducenti, il capotreno e l'autista del camion. Una vicenda che non porta solo disagi ai pendolari che utilizzano i treni fra Milano e la sua provincia, ma che in particolare nei comuni dell'Interland rilancia il dibattito sui passaggi a livello. Questo perché è proprio nei comuni fuori Milano che si incontrano ancora dei passaggi a raso che pongono problemi di sicurezza per le persone che spesso attraversano con le sbarre abbassate, di traffico perché spesso e volentieri vanno a tagliare in due le città e anche di costi. Abbiategrasso è il caso che racchiude tutte e tre le questioni e di cui quella economica è in modo indiretto quella più importante. Il progetto del raddoppio ferroviario che dovrebbe giungere in città dalla stazione di Albairate affronta da tempo le difficoltà progettuali che hanno a che fare anche con un passaggio a livello vicino a un bene storico, il Castello Visconteo. Proprio la difficoltà di creare un sottopassaggio in via Mazzini per eliminare il passaggio a livello è uno dei motivi che rende costosa l'opera. I fondi stanziati dal PNRR infatti non basterebbero a realizzare il raddoppio come dichiarato anche dal primo cittadino Cesare Nai, che per questo è andato a Roma a parlare con il ministro Matteo Salvini pochi mesi fa. Questo proprio anche a causa del passaggio a livello e quindi per realizzare i nuovi binari si attendono nuovi fondi. Senza questi tutto il progetto del raddoppio difficilmente sarà completato entro il 2026. Cosa che significherebbe l'addio all'infrastruttura e fra i motivi ci sono anche i 2 passaggi a livello che da sempre tagliano a metà Abbiategrasso.